una settimana, tre giorni, diciamo così, che condensano secondo noi le due facce della Becchere di questa stagione. In trasferta una squadra sufficientemente timida che segna solo 58 punti, in casa invece una faccia completamente diversa con 93 punti all'attivo in solo tre giorni. Insomma, questo è proprio una differenza che è il segnale della stagione della Becchere. È una differenza che proprio finita la partita, dopo il saluto, abbiamo parlato, abbiamo chiesto agli stessi ragazzi perché non ha un motivo di essere, perché ci alleniamo nello stesso modo, non cambia il campo, non cambia le misure, non cambia, cioè, forse al palazzo noi abbiamo un'aria magica. Ecco, l'unico motivo può essere questo, però non ce ne riusciamo, non riusciamo a capire. Vediamo di ricominciare domani, parlando ancora a livello individuale, vedere di trovare una costante sia interna che esterna che ci porti ad affrontare quest'ultimo rush finale in un certo modo, insomma, in un modo un po' più positivo a livello di trasferte, lontano da Piacenza. Ecco, a proposito di questo fattore campo, sulle 9 sconfitte solo una è arrivata in casa, il che significa davvero che il rendimento è differente al Palabecchia. Che cosa succede? Cosa vi succede? Ma senz'altro in casa la spinta maggiore è che il pubblico, l'ambiente ci dà sicurezza, ci dà e ci obbliga ad alzare l'asticella e il livello di rendimento. Veramente facciamo fatica ad arrivare concentrati, facciamo fatica ad arrivare con la giusta cattiveria, con la giusta durezza mentale e paghiamo salato, perché anche mercoledì non sembravamo l'ombra, anzi un'altra squadra, sembravamo la squadra degli under 16 messa in campo, più che una squadra a questo livello, come abbiamo visto ieri sera, come abbiamo giocato poi ieri sera. Ecco coach, all'interno di queste due partite è rappresentativa anche la differenza prestazione da parte di Maggio, che ricordiamo il nuovo arrivato, perlomeno è l'ultimo che si è aggiunto al gruppo, che a Padova ha fatto 0, cioè neanche un punto, ieri sera ha fatto 15 punti, 100% da 2, c'è un giocatore completamente diverso, che però è anche vero che è in crescita perché viene da un infortunio. Sì, hai detto tu, Roberto arriva da un infortunio, mercoledì sera è stato un po' così latitante sotto l'aspetto di prestazione, di realizzazione, lui ci ha provato, abbiamo provato anche durante la partita, chiacchierando in panchina, a vedere cosa poteva essere questo freno. E poi da giovedì mattina è stato uno dei primi ad arrivare in palestra, è stato quello che ha provato a parlare anche ai compagni, ha provato a trovare una soluzione, abbiamo così messo sul piatto alcuni aspetti mentali, discusso anche a livello tecnico alcune scelte e ieri sera, insomma, sembrava proprio un altro giocatore, ma come tutta la squadra, non è che sia la responsabilità di uno o di due, di noi è la squadra, che compreso il sottoscritto, che in trasferta sta facendo fatica, però ecco, già da ieri sera abbiamo detto che dobbiamo avere una continuità diversa lontano da Piacenza se vogliamo andare il più avanti possibile, perché non è che siamo all'inizio, siamo alla fine della regular season, adesso inizia il bello. Ecco, si è sempre parlato dell'obiettivo secondo posto, ora l'obiettivo secondo posto però non dipende più da voi, nel senso che siete a pari e Crema col confronto diretto favorevole, ma Crema gioca oggi una partita in meno. Sì, oggi gioca Crema contro Vicenza, adesso secondo me bisogna giocarci l'ultima partita senza guardare Crema, anche perché se si va a guardare a casa degli altri diventa veramente critica, perché è sufficiente guardare che è vero che siamo pari Crema, è una partita in meno Crema, ma abbiamo a meno due punti anche Vicenza e Faenza, che non sono poco, visto che Lecco ha perso ieri sera poi a Bernareggio, e questo dimostra per l'ennesima volta che questo è un girone tostissimo, perché Lecco che perde a Bernareggio, come noi, è una squadra di
di seconda fascia, dimostra che questo è un girone che anche le ultime possono e vogliono lasciare il segno in questo campionato. Quindi io direi che l'ultima partita noi dobbiamo farla nostra proprio per questo motivo, perché perderla vorrebbe dire rischiare l'aggancio anche di Vicenza e di Faenza, addirittura rischiare anche non solo il secondo posto ma anche il terzo. Claudio, guardando in casa vostra bisogna guardare ovviamente anche a Rombaldoni, che era giocato con una fascia per un problema muscolare, si è bloccato, probabilmente ancora non insussa nulla, però ovvio che un giocatore nella sua importanza un po' di preoccupazione desta. Guarda, la fascia a gamba fasciata era un scaldamuscolo, siccome che c'è l'obbligo di avere i colori tutti uguali di queste fasce, o pantaloncini o gomitiere, da parte della federazione, la sua era blu e quindi abbiamo dovuto coprire con un salvapelle bianco perché è l'unico modo per poterla indossare, ma si è fatta male l'altro polpaccio, quindi siamo preoccupati, non lo nascondiamo, siamo preoccupati perché il giocatore per noi è fondamentale, non tanto perché si chiama Rombaldoni, ma perché ha la capacità tecnico-tattica di poter coprire più ruoli, di poter sia difensivamente che offensivamente, e di mettere in condizione alcuni giocatori di poter rendere anche in modo diverso dal solito. Vediamo domani mattina, dove c'ha così le visite dovute, e poi tireremo un attimo le somme. Coach, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Che cosa deve fare secondo te la tua squadra? In cosa deve crescere al di là del rendimento in trasferta in vista dei playoff che ormai si avvicinano? Guarda, io penso che la nostra squadra sia una squadra tosta, una squadra dura, una squadra con delle consapevolezze e delle conoscenze della pallacanestro di altissimo livello. Deve avere soltanto la testardaggine e la voglia di fiducia in se stessi, perché proprio questo rendimento alto e basso sta nell'espressione, nelle facce che hanno i giocatori quando arriviamo a giocare le partite in trasferta o quando arriviamo a giocare in casa. Sia in casa ci arriviamo con un sorriso in più, in trasferta sembra che abbiamo una preoccupazione in più. Ecco, tecnicamente e tatticamente penso che la squadra sia pronta, sia all'attesa per affrontare un play-off da protagonista.